Poracci, finalmente posso parlarvi anche io di Leggende Pokémon Arceus. In netto ritardo come al solito. Ormai quello di potermi prendere tutto il tempo necessario per dire la mia su un gioco penso sia un vantaggio. Da una parte non ho nessuna fretta di portare a termine il titolo e me lo posso godere. E posso prendermi anche qualche attimo in più per formulare un pensiero quanto più articolato possibile. Un lusso che tra embarghi, NDA e scadenze da rispettare si possono permettere in pochi. Dall'altro sono in una posizione privilegiata. Perché so già come si è articolato il discorso intorno al titolo, so già qual è stata la ricezione iniziale del pubblico e quali sono i punti nevralgici che vanno toccati per portare avanti la discussione. Quindi la mia, più che una recensione classica, sarà un riflettere sul gioco in sé, ma anche su tutto quello che c'è intorno, e più un consiglio se acquistare o meno Arceus, sarà un dialogo con chi ha già giocato Arceus, ma anche con chi ha deciso di non dare più fiducia a Game Freak a prescindere. Inoltre, bisogna fare una precisazione per chi è nuovo o per chi magari non mi conosce così bene. Sappiate che il mio è un punto di vista trasversale, quello di un giocatore non appassionato della serie di Pokémon, ma che comunque ha alle spalle un bel bagaglio di esperienze, sia tra gli esperimenti di Game Freak, sia nel genere dei JRPG. Quindi, per onestà intellettuale, vi mostro la mia esperienza col titolo, che si è articolata in un singolo playthrough che mi ha richiesto circa una ventina di ore per raggiungere i titoli di coda e un'ulteriore decina scarsa per portare a termine quasi tutto quello che il postgame ha da offrire. Non ho corso durante l'avventura principale, ma non mi sono neanche affossato nel completamento delle side quest o in un eccessivo grinding. Insomma, prendete il mio punto di vista come quello di un giocatore che si è divertito con il titolo e che probabilmente, se avesse un po' più di tempo a disposizione, non esiterebbe a completare al 100% il gioco. E queste sono le premesse e spero che questo video porti a un bel dibattito qua sotto nei commenti, perché potete pensare quello che vi pare su Leggende Pokémon Arceus, ma non potete negare che si tratta di uno dei titoli Pokémon più interessanti degli ultimi anni, sia in positivo che in negativo, ed è praticamente impossibile rimanere indifferenti di fronte a un tale splendido disastro. Ma ci arriveremo con calma. Iniziamo! C'era veramente bisogno di un punto di ripartenza per la serie di Pokémon, ormai arenata nelle sue stesse convenzioni da almeno un decennio, e devo dire che sulla carta l'idea di rilanciare il brand tramite una riscrittura delle origini del mito è forse il setting migliore che si potesse immaginare. Il timing è stato perfetto. Dopo una deludente ottava generazione, il ripescaggio della quarta ha riacceso le aspettative della community, composta in maggioranza da utenti che conservano ricordi fondamentali tra le lande di Sinnoh. Quindi da una parte, questo ha permesso di tirare fuori un'operazione blanda e poco ispirata, dei remake che non hanno rischiato nulla e che si sono affidati completamente alla solidità della base di partenza. Dall'altra, Game Freak ha avuto carta libera staccandosi dalla serie principale e potendosi permettere delle libertà creative altrimenti impensabili. Le origini, o anzi forse questo potrebbe essere definito un reboot, consentono di sperimentare sia a livello narrativo che ludico, e a LPA va riconosciuto questo merito. È un'operazione coraggiosa che muove i primi timidi passi in un territorio inesplorato. Le intenzioni però spesso non bastano e dietro a grandi progetti c'è bisogno di una capacità di concretizzare queste idee che, mi dispiace dirlo, chiaramente Game Freak non ha. Arceus è un prodotto tanto intrigante quanto imbarazzante e non si può far finta di niente. La realizzazione tecnica di questo titolo ne mina completamente le potenzialità. E sì, la grafica conta, e come se conta! Ma prima di lanciarci in questo territorio spinoso, che è anche il più facile da criticare, è utile soffermarsi su come il titolo sia minato in ogni sua caratteristica da scelte di game design discutibilissime. Voglio evitare che questo video diventi una sorta di elenco della spesa, ma per me è impossibile non contestualizzare Arceus in un panorama videoludico dove tutto quello che vediamo è stato già detto da parecchio tempo e in declinazioni molto più convincenti. Un passo gigante per Pokémon, mezzo passo indietro per il mondo dei videogiochi. E questo è un vero peccato perché il gameplay loop è convincente e non l'ho mai trovato veramente stancante o noioso, per quanto presenti un'anima votata al grinding. Però se analizziamo i singoli elementi è difficile trovare qualcosa che funzioni. Faccio un esempio: la banalità del moveset, tanto action quanto stealth, trova la sua massima inespressività nelle boss fight, che si riducono tutte a un continuo spamming di attacchi senza mordenza
presente, interrotto solo dalla necessità di evitare pattern di attacco tanto prevedibili quanto innocui. Forse solo l'ultimo incontro è riuscito a coinvolgermi leggermente di più, almeno fino a quando non mi sono reso conto che bastava continuare a muoversi in cerchio, senza neanche bisogno di correre, per evitare tutti gli attacchi del boss. Problemi del genere si presentano anche nella gestione delle side quest, numerose e poco ispirate, di cui sarà praticamente impossibile tenere traccia in modo continuativo. Mentre per gli incarichi del Pokédex è facile e quasi naturale creare una sorta di piano d'azione che possa consentire di portare a termine obiettivi multipli in singole escursioni, non c'è un sistema di gestione delle richieste che garantisca una visuale ampia su tutti gli incarichi attivi. Sarà quindi più facile imbattersi casualmente in oggetti utili e più di una volta mi è capitato di completare una missione secondaria senza neanche rendermene conto, magari perché lo stesso richiedente era il proprietario dell'emporio da cui mi stavo rifornendo. Ma forse la cosa peggiore di tutte è il pacing, il ritmo di gioco, che viene affossato continuamente da banali manchevolezze, come l'impossibilità di viaggiare liberamente tra una zona e l'altra senza prima passare per l'hub centrale, o i continui dialoghi spezzati in numerose cutscene senza un reale motivo. Le prime ore di gioco in questo senso sono emblematiche e sono utili per riallacciarci a un discorso che in Italia sembra ancora attualissimo. Pokémon è per bambini? La cosa curiosa è che questa argomentazione non viene più portata avanti solo da chi vuole denigrare il brand, ma anche e soprattutto dai suoi sostenitori che si chiudono dietro a questa affermazione come per dire: non ci si poteva aspettare di più da un gioco fatto per neofiti. Ma secondo me non ha senso ragionare in questi termini, anche perché l'esteso tutorial di Leggende Pokémon Arceus sembra più che altro indirizzato verso chi non ha mai preso un videogioco in mano. Essere giovani o piccoli non significa dover essere trattati come dei novantenni che non hanno mai giocato a un videogioco, a maggior ragione in questo periodo dove si nasce e si cresce totalmente immersi nella tecnologia. Per questo dico che Game Freak non è in grado di vivere il presente dell'industria, perché Arceus è un gioco fuori dal tempo. Un titolo che sotto più di un aspetto cerca di scimmiottare produzioni immense come Breath of the Wild o Monster Hunter, senza mai rendersi consapevole dei propri limiti. Quanto è brutto il fatto che continuamente il gioco suggerisca quando bisogna rimanere stupiti, proponendo senza sosta la faccia basita dei protagonisti. Da una parte significa ancora una volta che gli sviluppatori sono ossessionati dal dover tenere per mano i giocatori, tanto da suggerirgli anche le emozioni da provare, dall'altro che evidentemente per loro i panorami di Isui sono da mascella a terra. E qui è dove si inizia a parlare male della grafica, ma vorrei riallacciarmi a quanto detto da Saidonia in fase di recensione, cercando di espandere un concetto fondamentale. Il comparto tecnico ha un ruolo decisivo nella riuscita di un progetto, il motore di gioco influenza proporzionalmente alle sue capacità la profondità del gameplay. Saidonia ha parlato delle fasi stealth mozzate da paesaggi spogli che non permettono di sfruttare a dovere l'ambiente di gioco per nascondersi alla vista dei Pokémon, ma io direi che questo discorso si può espandere a tantissimi aspetti della produzione. Con più Pokémon a schermo sarebbe cambiata la percezione che si ha di ogni caccia, una gestione diversa dell'intelligenza artificiale avrebbe permesso interazioni diverse verso le azioni del giocatore e anche nei confronti delle altre creature. Una trasformazione radicale del villaggio Giubilo durante il corso dell'avventura avrebbe reso tangibile il lavoro del giocatore nell'apportare dei progressi significativi alla ricerca sui Pokémon. Anche l'esplorazione avrebbe avuto un sapore completamente diverso. La grandezza di Breath of the Wild stava proprio nel far percepire come calpestabile ogni centimetro di Hyrule e dava al giocatore il coraggio di scalare qualsiasi parete rocciosa, anche la più ripida. In Arceus non si ha mai veramente la sensazione di esplorare a fondo, al massimo si attraversano paesaggi di una vuotezza disarmante e il sistema di movimento, così come quello di collisioni, estremamente imprecisi, non incentivano certo ad affrontare con spavalderia anche delle leggere discese che potrebbero risultare fatali. Ma il danno più grave è forse il distruggere qualsiasi senso di immersione nel mondo di gioco, fattore che per molti è determinante nell'esperienza di LPA. Arceus è il primo gioco che si appella unicamente a quella sensazione di libertà, avventura e scoperta che risiede nel cuore del brand, ma che non ha mai trovato una controparte ludica. C'è finalmente la possibilità di perdersi in un mondo sconfinato, di osservare i Pokémon nei loro habitat naturali senza preimpostati percorsi su binari, di vivere una realtà che gli appassionati hanno per anni solo immaginato. Il risultato, mi dispiace, ma non può essere questo, non deve essere questo.
Le planate con Breviary sono quanto di più graficamente deprimente mi sia capitato di vedere negli ultimi anni. L'immobilità del villaggio Giubilo sembra uscita fuori dalla pre-alpha di un gioco indie e potrei andare avanti per ore. Ma è troppo semplice scagliarsi contro una produzione così carente dal punto di vista tecnico e a mio avviso anche inutile cercare di risalire all'origine di una tale approssimazione. Si tratti di svogliatezza, furbizia o incompetenza, poco importa. Isui meritava di meglio. I giocatori meritavano di meglio. Affrontiamo allora la questione da una prospettiva diversa, un punto di vista che purtroppo fatica ad emergere all'interno della discussione intorno a LPA. È vero, Arceus è un titolo mediocre, ma nonostante questo mi ha divertito infinitamente di più di Spada e Scudo e mi ha coinvolto dall'inizio alla fine in modo molto più attivo rispetto ai remake di Diamante e Perla. E smettiamola di portare avanti la narrazione che chi apprezza questo gioco o è in malafede o è un fan che non capisce nulla. Dovremmo iniziare a renderci conto che esiste una via di mezzo che va ben oltre il voto numerico finale e prescinde completamente da tutti i discorsi di mercato che si possono fare intorno all'operazione. Ho trovato in Leggende Pokémon Arceus un gameplay vario e bilanciato che non mi ha mai fatto percepire una sensazione di stanchezza e ripetitività. Questo perché Game Freak è riuscita in qualche modo a traslare il gameplay tipico della serie in qualcosa di nuovo, anche se estremamente scarno, che ricontestualizza con efficacia gli stilemi del JRPG. Dopo secoli di combattimenti casuali, percorsi lineari e progressioni obbligate, ma pur sempre dal ritmo dilatato, finalmente al giocatore è lasciata quel minimo di libertà che permette di sentirsi protagonisti attivi di una storia, e non solo spettatori passivi a cui è richiesto unicamente di premere a ripetizione il tasto A dall'inizio alla fine. Questo è come più o meno ho giocato Diamante e Perla. C'è tanta esplorazione, crafting, looting e soprattutto ora completare il Pokédex richiede delle abilità di gestione, per carità banali, ma che fanno la differenza. E tutto questo poi si affianca al gameplay classico, che è stato snellito e privato di tutto quel discorso competitivo che fortunatamente non è stato preso in considerazione. Già così tutto si regge in piedi a malapena, pensate il delirio che sarebbe uscito fuori tentando di traslare anche i fattori più tecnici e complessi del combat system Pokémon. Magari questo farà arrabbiare qualcuno, ma dopo aver giocato LPA sono convinto che i remake di Diamante e Perla possono essere apprezzati solo attraverso il fattore nostalgia o tramite la finalità dell'approccio competitivo. Arceus è invece un'avventura che riesce a stare in piedi da sola e la consiglierei proprio a tutti, ai neofiti della serie, a chi conosce Pokémon ma non è un fan, ma soprattutto agli affezionati di vecchia data, che ho un po' invidio. Mi immagino l'effetto nell'ammirare le rovine di un mondo Pokémon sempre sognato, l'emozione di vedere finalmente un ecosistema tridimensionale dove i Pokémon vivono indipendentemente dal nostro punto di vista e la gioia nel poter giocare un nuovo titolo di Pokémon che rischia di prendere la strada sbagliata. Ecco, questo è un altro punto fondamentale che secondo me mette in evidenza un po' l'arretratezza con cui ci approcciamo al videogioco in generale. Qui in Italia al massimo si parla della dicotomia tra gioco per bambini e gioco per adulti e comunque io per curiosità andrei a fare un censimento sull'età media dei giocatori di Call of Duty, così la butto là. Mentre all'estero si impostano discussioni molto più interessanti, c'è poco da fare. Ad esempio, in questi giorni si parla parecchio, non riferito a Pokémon, ma un discorso che possiamo riportare anche su Arceus, della differenza tra un gioco banale e blando e un gioco brutto, uscito male, ma che comunque prova a dire qualcosa. Non dico che bisogna premiare a prescindere il coraggio di Game Freak, non penso ne abbiano bisogno, ma più che altro di provare a dire. Ok, in Arceus funzionano pochissime cose, ma per fortuna che lo hanno fatto. E sì, riesco a divertirmi anche con un titolo profondamente imperfetto. L'ossessione per il voto numerico finale ha distrutto qualsiasi via di mezzo in grado di rendere giustizia all'esperienza videoludica, che è innanzitutto divertimento soggettivo. E io apprezzo molto di più un gioco sbagliato piuttosto che l'ennesima stanca riproposizione di una formula che comunque piacerà a tutti. Ma qui vi voglio e vi lancio una piccola provocazione. È troppo facile dire che Arceus esce con le ossa rotte dal confronto diretto con capolavori come Breath of the Wild, Monster Hunter Rise o Shin Megami Tensei
5, ma se vogliamo perde anche contro produzioni di più di un decennio fa. Xenoblade Chronicles su Wii, e ripeto su Wii, proponeva delle open map infinitamente più belle di Arceus. La vera sfida non è quella di criticare l'ovvio, ma di rimettere in discussione il proprio punto di vista. Perché io ci credo che tra di voi c'è chi ha apprezzato veramente LPA, che c'è qualcosa di molto assuefacente nel suo gameplay loop che può coinvolgere con efficacia anche i non fan della serie, e proprio per questo vi dico: non fidatevi delle recensioni ed esplorate quanto più possibile. Se Arceus è un gioco da 9, allora correte subito a recuperare No More Heroes 1 e 3, non sarà certo un open world spoglio a spaventarvi. Date una chance a Balan Wonderworld, un platform pessimo sotto tanti punti di vista, che tutti hanno criticato ma che nessuno ha giocato. A me ha divertito. Oppure andate a recuperare opere più di nicchia, come il primo Deadly Premonition, e in generale tutto quel mare di produzioni etichettate a prescindere come mediocri o insufficienti perché si allontanano dai canoni dei gusti di massa. Magari sbagliano, però intanto provano a proporre qualcosa di differente. Scoprirete che c'è un mondo di mezzo, fuori dal tempo e dallo spazio, tanto affascinante quanto quello delle produzioni AAA. Ok, probabilmente questa come recensione è un disastro, ma ve l'ho detto da subito, voglio più che altro che questa sia una discussione, e proprio per questo vi lascio con delle domande. A chi è rivolto Leggende Pokémon Arceus? È uno spin-off pensato per accontentare gli appassionati di lunga data? Un nuovo punto d'inizio per chi si avvicina alla serie per la prima volta? Quello che abbiamo visto in Arceus verrà assimilato nella serie principale oppure rimarrà ad esclusiva di Leggende Pokémon? Ecco, questo secondo me è il vero difetto del progetto. Non è chiaro nell'ambizione e nella portata, e secondo me è sbagliato promuoverlo a prescindere in ottica di un miglioramento futuro. Del tipo, non è un bel gioco, ma è comunque un buon punto di partenza. Perché, come abbiamo visto nel corso degli anni, non è possibile fidarsi di Game Freak. E non è detto che lo studio sia in grado di esprimere il potenziale di una serie che, nonostante tutto, gli anni che passano, gli inciampi e la stanchezza, continua a esercitare un fascino senza tempo. Volete il voto? Non avete capito nulla, ma ve lo do lo stesso. Per me, Leggende Pokémon Arceus è un titolo da 6,5-7. E mi è piaciuto molto di più di quanto avrei mai pensato. E sì, credo sia uno dei giochi Pokémon più interessanti di sempre. Detto questo, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere insieme. Mi raccomando, fate i bravi, ma soprattutto riposatevi e nerdate duro. Io sono il Poromon, Michele Ceus, ciao! Ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale, e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Ma soprattutto nerdate duro Arceus.